Finalmente, signori miei, riprendiamo il nostro Gatsu Tonnaso, eroe di altri tempi, mitico, con la sua grande, grande mannaia. Andiamo, proseguiamo la nostra avventura. Chi è quello? Un non morto. Allora, io non mi ricordo nemmeno... Non mi sembra una mina. Ma posso raccoglierla? Dai. Trappola esplosiva. Sì, le possiamo posizionare con L2... L2 e X. Merda, che botta. Dai. Sì, ma ragazzi. Ah, ma c'è questo scemo. Ok, moriremo malissimo. Ok. Dai, dai, picchia. Bene. Allora, le daghe. Però smettila. Le daghe vanno molto bene con gli arcieri. Dai, girati. Via. Cos'era quel rallenti? Sì, vabbè, ma guarda quanta vita m'han tolto. Vai. Sì, vabbè. Dammi la mannaia, va. Ah, adesso si stanno. Madonna, gli è sparito metà lo scudo. Un pochino sembra si stiano... Tanto per cominciare, hai guadagnato un trofeo. Va bene, lo prendo volentieri. Sacchetti. Mi è tornata sulla vita, non ho capito il motivo. Comunque sono... molto felice di questa cosa. Allora, queste qui posso anche... Assegna. L2... Ah... Sì. Direi che le assegniamo. Perfetto. Bello, 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 mi piace. Vedete ragazzi, già il primo impatto dopo che avete visto il primo video è stato sì, ma che cazzo? Che cazzo è sta roba? Avete ragione. Però è proprio quello che volevo, insomma, portarvi qualcosa di nuovo. Vieni qua, vieni qua. Vabbè, però via, ma scappa, ma perché non... Io non capisco perché non schivi a volte. Cioè, le schivate le fa quando vuole lui, come vuole lui, non capisco. Abbiamo potenziato l'attacco della spada nello scorso video, ma mi sembra che faccia molto più male. Vediamo. Comunque ho un altro livello da fare, quindi... Ecco, tipo quell'attacco lì in salto, a me piace un casino, ma lo devi fare ancora, lo devi fare. Cioè, lo vorrei fare quando lo voglio io. Mamma mia. No shit. Next time be more careful, okay? I talked with the captain. He wants to see you. Oh shit. Ma tipo qua io posso craftare qualcosa alla... No. Sì, invece. Oh mio Dio, ma cambiano esteticamente le cose nelle armi in base a quello che noi mettiamo? Guardate, cambia l'Elsa. Ma che ficata. Guardia del soldato, resistenza fisica più 3. Guardia dello spadaccino è la stessa cosa. Capacità di interruzione. Rende l'arma più pesante favorendo l'interruzione. Ah, stanna. Però più 1 e basta. Ah, che peccato. Pomolo. Guardate che... Ecco, questa è già una cosa che mi rende il gioco un po' più bellino. Capacità di interruzione. Da tutto più 1 mi dispiace molto. Probabilità di critico invece è solo un 3%. Allora, per il momento lascio così. Boh, probabilità di colpo critico un 20% in più e capacità di interruzione più 100%. Quindi in teoria adesso questi qua un po' più sfigati dovremmo non fargli male male. Ah, ma ci sono anche questi... Ci sono degli altri perk. Non disponibile, non disponibile. Mentre invece abbiamo... Ecco, roba del genere. Le schede vicine emettono un suono.
No, non mi interessa. Puoi trasportare più peso. Oddio, ma c'è il peso trasportabile? Cioè, l'ho scoperto adesso, ragazzi. Tieni più esperienza uccidendo un nemico. Va bene. 10%. Non è tanto. Robusto. Una salute massima aumenta. Assolutamente. Guarda, guarda che mucchiate. Guarda che combattimento. Riuscite a finire? No, non ci riescono. No, uno calcio in testa. Basta! Madonna, che male che gli ha fatto. Vabbè, niente, volevo fare un attacco furtivo. Ok, vaffanculo. E questo qui quanto rompe. Allora, vai via tu. Vai via, vai via. No, dai, ma schiva in avanti, per favore. Pa! Oddio, cambia arma. Cambiala, t'ho detto. Non va bene le daghe con questi. Gli ho dato un calcio. No, 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 ma... Io ragazzi sono troppo... Ancora con la testa Dark Souls o Bloodborne, mi viene da schiacciare i dorsali per attaccare. Ma non mai preso. Porca troia, che male che fanno. Vedi che si stanno un po'? Però poco, cavolo. Dai, muori! Muori, porca puttana. Oddio, chi è quel ciccio panzer qua? No, col culotto anche. Che panza. No, 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 brutto, vai via. Sì, un attimo. Arrivano i tasti. Vai. Vacca. Io non rischio. Morire è brutto. Boom! Ah. No, non ci credo, ho trovato un calcio e si è volato via. Merda, che smanarverso. Aia! No, 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 no. Allora, quell'attacco lì fa malissimo, però io lo faccio così adesso. Ma che cazzo. Ah, ho fatto la parata al tempo giusto e ha fatto il contrattacco immediato e non gli ha tolto nulla. Vabbè, ascolta, ho capito. Vieni qua. Ciao Ciccio Panzer. Ecco, sì. Vabbè, ma tutti a me? Aia! Male. No, i sacchetti. Sacchetti druidi. Prendili. Prendili. Sono scemo. Raggiungi. Dai, ma c'eravamo prima. Siamo dovuti venire giù per tornare su. Sono velenosi, secondo me. Dai, ammazzali tutti. Ok. Basta con la mossa lì che mi fa ridere. Ginocchiata in volo. No, un altro Ciccio Panzer. Aia, Ciccio. Vieni qua, Ciccio Panzone. Allora, mi curo. Così impari, caro mio. Vai. Bam, 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 bam. Così, Ciccio culone. Però stiamo usando un sacco di risorse e non va bene. Oh, tu sei senza un braccio. Mi fa male ugualmente. No, dai, ma perché devi fare così?
Ok, eccoci qua. Allora! Prendi il comando! Cazzo fai? Intanto ho aumentato ancora un paio di punticini. Però secondo me dovremmo anche craftare un po' di pozioni e roba del genere, perché... se ne abbiamo la possibilità. Questi qua cosa stanno facendo? In poche parole. Guarda quello lì che c'ha la barba che attraversa il colletto. C'è della sgnacchera. Eolas, concentratevi, ci siamo quasi. Olla. Buonasera. Occhio. Le facce da morto. Sì, ma tu, ho già capito, ma guerriera un po' del grande Tony. Tony è anche un cascamorto. Ah, una maga. Tornaso è anche un ottimo Don Giovanni, sappiatelo. Vabbè, ma più lento. Che male! Porca troia, ma che male mi fa questo? Ah, ma è quello con la mazza, porca! Perché è sparita l'energia, quello lì che non lo vedo più, porca! Dai, menalo! Ma non farmelo menare tutto a me! Sì, guarda questa qui, spara dopo due giorni. È strano. E mo? Che cazzo hanno risvegliato adesso? Perché mi sta entrando la roba dentro a me? Cioè, ci sono 50 persone, becco su io! Che siamo proprio degli sfortunati, E la madonna! Boh, questa qui è cascata due volte nel giro di 12 secondi. Non ho fatto nulla. Nulla. Ma non ho capito, ci hanno spedito dentro qualcosa? Un'entità. Stella larga da mia figlia. La vorrebbe slurpare, ma non mi sembra molto adatto. Oh, gliel'ha detto, l'ha fatto, Demone. In che senso, demone? Oddio, ci hanno sbattuto dentro qualcosa, quei cavolo di scribi maledetti. Siamo diventati come Sparda. Un potere mai visto, uno strano potere ti ha pervaso. Per utilizzare i poteri del fuoco usa il menu tattico L1. Una sfera infuocata con L2 più triangolo, un'arma incandescente con... No, perché mi ha spostato i miei... le posizioni? Allora, fammi vedere il menu tattico. Vabbè. Ah no, allora non si ferma del tutto il tempo. Quindi questo è un bel boss, eh? Bene. Allora cominciamo col far fuori questi. E vacca puttana. Aspetta che mi devo curare, eh? Ah, possiamo curarci mentre andiamo. Allora, fammi vedere. Madonna, che male. Però ci sono sti minion che fanno venire due palle. Vai, un'altra. Boom. Lo puoi prendere. Così. Recuperare magia. Se non puoi più lanciare incantesimi, premi
L1 per aprire il menu tattico e usare una pozione di mana che non ho, quindi sono già a posto. Oh, avete rotto le palle, eh? Via, via, via! Vai via! Figa, che cazzo di comando. No, c'è la pozione mana. Ottimo. Allora, vai! Gli ho indebolito la gamba. Sì, ma non gliela colpisce. Boh, è un bordello, ragazzi. Toh, facciamo così. Guardate che casino! Oh, ma dai! Ma che cazzo è? Ma concentriamoci su di lui perché... Dove l'ha sparata? Ma dove l'ha sparata? Allora, continuiamo a girare intorno. Mi prendi... Oh, questa voglio. Vai. Così. Ma no, quanto rompono il cazzo sti arcieri di merda. Magia insufficiente. Ma se provassimo questa? Magia insufficiente, perfetto. Ci ricarica un pochino il mana, no? Ma vieni qua che facciamo così. E la madonna. Mastodontico. Un trofeo. Sì, praticamente star lì a perdere tempo contro i minion è la cagata più grossa, proprio il contrario di quello che di solito si fa in un boss del genere. Di solito si va a togliere dalle palle i minion che si porta dietro. Va bene, quindi siamo indemoniati adesso? Figa, il nostro Tony sto bruciando. Il nostro Tonnaso è diventato un demonietto, eh? Ma just... How did I do that? Captain, I think it's time we talked about a promotion. We don't have time for this, Vulcan. We need to move una volca, ma no. Chiamo Tonnaso io. Gazzo. It will lead us to the swamp. The swamp? Oh, that sounds fun. Hey, did anybody see what I just did to that huge fucking monster? I mean, seriously. Madonna, che carattere. Madonna, mi sta già sul cazzo. Tony, ma hai già rotto i coglioni. I said shut it, Vulcan. Dio mio. Quanto sei pesante. Basta là. Beh, il demone capra. Questo è figo. Secondo me ci fa un male quel tipo qua che... Ora tiene sullo scudo perché non c'è nulla. Per il sole, forse. Bello.
Sì, bravo, concentrati sull'orizzonte, che bella roba. Devo ancora ben capire il discorso delle schivate in questo gioco. È quello lì il demone. Che fico. Tonnaso che parla con i demoni. Neanche pensato di scegliere. Sì, nemmeno io. Beh, è ovvio, ragazzi, che se ci sarà. La possibilità di scegliere tra i due, andremo di demone, perché Tornaso ha proprio un carattere che già mi sta sui coglioni. Fa il bullo. Fa il bullo con la potenza di qualcun altro. Bravo. Complimenti. Come fare il ricone con i soldi di papà. Comodo. Ma che cazzo? Buffalo. Ok, è tipo il Kyuubi dentro di noi, va bene. La volpe a 9 code. Basta cazzi! Le cazzi! Dai che voglio spippolare un po'. Mi sta molto più simpatico Buffalo. Anyway, how come Hawk isn't the one with me here? He's the lead scout. I always go with him. Hawk is covering the back of the line. So this time, I'm the one who goes with you. You'll get over it. Sì, non fregnare, non rompere i coglioni. Ah, mi stai sorvegliando? Perché abbiamo quel robo lì dentro, potrebbero già essere d'accordo, ci sto. You think nobody noticed your little stunt at the temple? Damn right we're watching you. Shut Esatto. your trap. Almeno è stato molto diretto e sincero. Infatti Buffalo mi piace molto di più. And while the captain has a nice chat about me with the Red Scribes. It'll be Red a lot easier to Scribes. talk to those two-faced snakes without you hanging around. Don't worry about it. He'll tell you what you need to know. And if he doesn't tell you, then I will. Thanks, Sarge. You lot are about as discreet as a herd of hunchbacks. Cos'è questo qua? Che cazzo è? But Legolas! elves were supposed to have Sì, è un superior elfo, ma insight. dai! Do we look like stiffs to you, dickhead? Not Dickhead. yet. Testa di cazzo. Relmar. Figa, l'elfo arciere, ma. But with an arrow sticking out of your throat, Ma I'm certain that davvero? even a chatterbox like you could do a passable impression. And you'd be the next one down. Possibly. Perhaps I should aim for the largest target first. Not if you want to keep both your balls. What have we here? Buffalo in person. Well, that's a good sign. What's going on here? Mamma mia. Who's the scrag with the pointy ears? Mamma mia. Thanks for noticing. I try to keep them sharp. I'm called Relmar, and I gather the red-faced fat belly with the filthy beard is none other than the famous Elric, leader of the Freeborn Blades. They call me the captain. Cazzo è Captain Elric? Signoranta. No doubt they do. As for me, I've never had Siti much per gli interest in amici. titles or in military protocol. I judge people by their deeds. Non lo chiamano capitano per caso. Continua così, non giudicherai più nessuno. Cosa cerchi in queste terre paludose? Facciamo un po' i bulli, dai, tanto siamo dei bulli di merda. Yeah, well, so far all you've managed to do is point an arrow at my face. Why should we bother listening to you? Or even let you go on breathing? If you believe that the Deadwalkers are the only danger down here, then I'd say it's been a long while since you've been near a village.
Bandits, cutthroats. Cazzo di pet, non c'ha quell'elfo lì, madonna. Thus you will forgive, I hope, my rather bad manners. The fact is, I'm very happy to have found you. Prince Arundel is wounded. We had to withdraw to Valvanor, where I learned that you were expected. I just wanted to make sure you found your way there. This is not my first walk in the wilds, arsewipe. As you can see, I'm on the right path, and we've nearly reached our destination. Captain, those creatures I told you about this morning are gathering nearby. They're probably getting ready to attack us. Ah, well, those are called chrysalids. They wait until they have gathered enough numbers, and then they overwhelm you. And it would seem your little group is attracting a whole swarm to the village. Le crisalidi. Cazzo. Actually, in spite of themselves, these creatures do an excellent job of keeping Deadwalker scouts away without raising any suspicions. If we allow them to gather here and then massacre them, I fear we'll be moving their territory a bit too close. Quindi non fanno parte dell'armata dei morti, cosa lì? I suggest we send one or two men back. This will keep them separated and occupied while the rest make it to the village. I'm ready to volunteer. If you fear I might try and slip away, I know the area well. Sounds like a plan to me. Vulcan, you're on it. I want to go too. No, non la voglio questa qua in squadra, non fa un cazzo. No, guarda, niente di personale, però Sibyl. Oddio, si chiama Sibyl. Sibyl? Chissà chi capirà la citazione. Sibyl? Veleno interessante, eh? Vieni con me, Sibyl. Ah, ma posso portarne solo uno? No, io mi dispiace, voglio Renna. Sì, anche perché non è che ti sei comportata alla grande prima. Oh, che bello, si fanno autoironia, che cosa simpatica. Lui è mezzo demone, si chiama scherzo della natura. Gli ha detto sì, sono pronte anche le mie orecchie a punta, cioè si prendono per il culo a vicenda. Ha sbloccato l'albero abilità piromante. La piromanzia. Va bene, anche i punti, ok. Signori, facciamo una cosa per questo appuntamento, ci salutiamo qui, noi ci vediamo al prossimo episodio di Bound by Flame, con il nostro tonnaso mezzo demoniaco al momento. E io vi ringrazio sempre come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!